Se dovessi scegliere un aggettivo per la Skoda Octavia, beh, direi che è furba, perché è una macchina che per quello che costa offre tanto, soprattutto in termini di spazio, ma anche come dotazioni e contenuti. Inizio a farvi vedere il restyling di questa station wagon media, siamo intorno ai 4,68 m, proprio dalla versione familiare con il bagagliaio aperto, che è uno dei punti di forza di questo modello. Abbiamo una capacità minima di 610 litri e vedete come da questa prospettiva si capisce molto bene che è piatto, senza ostacoli, senza gradini, sia qui nella soglia di accesso ma anche laggiù in fondo quando ribaltate tutto. Tra l'altro Skoda è uno dei pochi marchi che permette anche di ribaltare in avanti il sedile anteriore per quando dovete caricare oggetti veramente lunghi, per esempio quando andate all'IKEA. E poi un'altra caratteristica, un altro punto di forza di questo modello è lo spazio per i passeggeri all'interno, e vedete che anche qui si capisce perché questa è la station wagon più venduta in Europa da ormai qualche anno, sia per questioni appunto pratiche ma anche economiche. Ma passiamo a cosa è cambiato principalmente del restyling, che è il frontale. Vedete laggiù in fondo avete anche la versione sportiva, la RS, che andremo a vedere fra poco, e sono i fari che sono stati sdoppiati e possono essere, a seconda delle versioni degli allestimenti, full LED. Ma notate qui i designer hanno voluto un po' mimetizzare il secondo faro, mettendolo molto vicino alla nuova griglia, un po' quasi facendolo sparire, soprattutto nei colori chiari. Vedete quel bianco là, si fa fatica a capire quando la vedete per strada che ai lati della griglia ci sono dei fari. E invece le luci a LED, sempre parlando di fari, sono arrivate anche nel faro posteriore, che non ha cambiato invece sostanzialmente forma, ma è cambiato all'interno come design. E quello che invece è cambiato dentro, e ve lo faccio vedere visto che adesso si è liberata dal collega che era seduto davanti, è il sistema di infotainment laggiù in centro, che anche qui, a seconda delle versioni e degli allestimenti, può arrivare fino a 9,2 pollici ed è capacitivo, quindi molto più fluido. Adesso si è spento purtroppo nell'utilizzo, e soprattutto può avere la connessione, la connettività ad internet più moderna, a partire da, vedete, questi due tasti che servono per attivare le chiamate o di emergenza in caso di incidente oppure di panne meccanica, oppure potendo sfruttare, adesso io provo ad accenderlo, potendo sfruttare tutta la le funzioni legate al telefonino, quindi alla rete dati collegata al vostro telefonino, oppure una scheda SIM che viene fornita su richiesta all'interno dell'auto per poter avere tutte le informazioni aggiornate, per esempio sul traffico o sui punti di interesse come i parcheggi, piuttosto che utilizzare all'interno dell'auto internet per il proprio tempo libero, quindi magari prenotare un ristorante, eccetera. Per quel che riguarda invece i materiali e gli interni, la plancia non è cambiata sostanzialmente, quindi le Skoda, a parte la Superb, che è un'ammiraglia che viene un pochettino più curata, alternano materiali molto, molto di qualità percepita soft al tatto ad altri più rigidi, come nel caso dei pannelli porta, mantenendo sempre l'attenzione molto alta sui dettagli che facilitano l'utilizzo. Non è il caso delle leve per ribaltare i sedili, che sono ovviamente molto utili ma non sono una prerogativa di questo marchio, quanto piuttosto vi faccio vedere, probabilmente lo conoscerete già, questo è solo un esempio di come Skoda stia attenta. Questo è un raschietto per il ghiaccio, per quando in inverno c'è bisogno di togliere il ghiaccio dal parabrezza. È un aspetto a cui Skoda sta molto attenta e che fa parte anche di una politica di posizionamento degli accessori e degli optional, molto, diciamo, attenta sia ai costi ma alle esigenze, perché non sono tanti marchi, ma Skoda in particolare ci sta molto attenta,
a proporre optional singoli non inclusi all'interno di un pacchetto e con prezzi molto accettabili, anche nell'intorno degli 80-100 euro, come nel caso per esempio di cruise control, piuttosto che braccioli anteriori e posteriori, vetri elettrici 2 o 4 e così via. È una cosa che io ho notato facendo in particolare per chi comprava delle Skoda nei mesi scorsi, quindi studiando il listino prima di provare l'auto, e che anche l'Octavia, essendo una macchina diciamo da famiglia per eccellenza di Skoda finora, ha questa filosofia. Questo non toglie che la Octavia possa avere anche delle versioni sportive oppure più per il tempo libero. Qui abbiamo la RS, che è appunto la versione con un assetto ribassato di 1,5 cm, sospensioni più rigide, motori più potenti, il 2000 turbo diesel in particolare, che è quello che in Italia è più interessante, a 184 cavalli, ma mantiene sempre la praticità, vedete, del portellone apribile, delle 5 porte, quindi delle hatchback per dirla in inglese, pur avendo la linea a 3 volumi. E questa è un tipo di carrozzeria secondo me molto furba, che in Italia non va tanto, soprattutto pensando alle station wagon o adesso ai SUV, visto che anche Skoda con Kodiaq ormai è entrata in questa categoria e che rinnoverà entro la fine del 2017 anche la Yeti. Ma qui parliamo di RS, quindi di versione sportiva, e quindi vi faccio vedere gli interni, che hanno ovviamente i materiali più curati, le cuciture rosse e i poggiatesta integrati nello schienale, materiale antiscivolo qui l'alcantara, e il cambio può essere sia manuale che doppia frizione, eccolo qui. E parlando allora di motori e di cambi, vi ricordo che la Skoda Octavia parte con un motore a benzina 1000 di cilindrata da 115 cavalli, che può avere 3 cilindri, che può avere un cambio manuale a 6 marce oppure doppia frizione a 7 marce, salendo poi su al 1004 turbo benzina e metano, che ha avuto molto successo in Italia, da 110 cavalli, un motore molto, molto fluido e ovviamente anche economico, che può anche lui avere il cambio doppia frizione a 6 marce. Il 1008 e il 2000 benzina per ora sul restyling della Skoda Octavia non vengono commercializzati, e si passa poi invece ai diesel, 1006 turbo diesel a 90 cavalli con cambio manuale a 5 marce, che sono un po' pochine per sfruttare la coppia secondo me di una macchina che può avere una variazione di carico così importante. E poi ci sarà la versione da 115 cavalli, quindi aggiornata, del 1006 4 cilindri, che si è visto anche su altri modelli Volkswagen, passando al 2000 turbo diesel da 150 cavalli anche lui, che può essere 4x4 e manuale o automatico. Non mi resta che parlarvi di prezzi. L'Octavia Restyling parte da 20.000 euro circa per il 1000 turbo benzina in versione berlina, aggiungete più o meno 1.000 euro per sapere i prezzi della station wagon, 24.000 euro sempre all'incirca per il 1004 turbo benzina e metano, 21.500 per il 1006 turbo diesel da 90 cavalli, 24.000 di nuovo per il 1006 turbo diesel da 115 cavalli e 25.500 per il 2000 turbo diesel da 150 cavalli. Comunque, sul nostro sito omniauto.it trovate tutti gli articoli con le informazioni precise, e su Facebook potete anche vedere la diretta di questa presentazione della Skoda Octavia Restyling qui a Vienna.